Siamo qui alla Toilet con Paolo Baron per parlare di toilet, ma non siamo qui per vendere ceramiche, ma... Sicuramente no, siamo per vendere narrativa, siamo per vendere gli scritti e le emozioni di un sacco di giovani autori, scrittori o aspiranti tali che ci danno materiale. Reale è uno dei posti, anche se sono pochi ad ammetterlo, dove si legge di più, non è il treno, non è la metropolitana. Il cesso. È il bagno. Infatti noi come gancio iniziale per avvicinare un pochino i lettori, le persone, giochiamo con questa cosa della lettura al bagno, appunto, cioè sfruttare quei minuti in cui devi necessariamente fermarti e quindi puoi dedicare un attimo di tempo a questa cosa. E giochiamo tantissimo con il minutaggio, cioè noi applichiamo un tempo di lettura per ogni racconto. Il tempo medio, uno si conosce la mattina, diciamo, deve andare di fretta, solta il racconto da 5 minuti, dice. Esatto. Posso fare un bisogno che può permettere la meditazione, quindi anche racconti più lunghi. Certo, in effetti dunque la distanza va da circa un minuto, due minuti a 30 minuti, il racconto più lungo di Francesco Dimitri che abbiamo pubblicato, quindi ce n'è un pochino per tutte le abitudini, per tutte le fisiologie. Quindi da chi ha l'inno al corpo sciolto a chi ha qualche problema di stitichezza, come dite voi, racconti brevi e lunghi a seconda del bisogno. A seconda del bisogno, anche perché noi diciamo che il massimo che abbiamo pubblicato è 30 minuti, dopodiché ci vuole il medico e noi non possiamo più seguirla la cosa. Benissimo, io ringrazio Paolo Baron per questa interessantissima iniziativa, in maniera tale che uno va al bagno e non si ritrova, oh diamine, non pensavo che guerra e pace durasse così tanto. È vero. Invece col nostro, diciamo, con la nostra idea ti puoi scegliere quello che ti serve. Benissimo, grazie, in bocca al lupo, però qui c'è questo povero fiore che chissà come mai sta appassendo. C'è troppo caldo qui dentro.